La mappa dell'Oceano Pacifico. Una volta non la sapevo leggere. Mi chiamo Pandora, Pandora Grusvenor. Quando ho conosciuto Curto ero una bambina. Era il primo novembre del 1913. Proprio quel giorno vidi Curto Maltese per la prima volta. Oggi sono sposata con un ragazzo di ottima famiglia. Quando mio cugino Ken viene a farmi visita, ritiriamo sempre fuori questa mappa rovinata dagli spruzzi, dall'acqua salmastra. Ripensiamo a quell'avventura che chiamiamo per abitudine la nostra ballata. Diciamo semplicemente la ballata e sappiamo di cosa si tratta. Del punto di svolta della nostra vita. Mio cugino e io eravamo inseparabili, naufraghi. Persi nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, eravamo circondati da isole sconosciute e adulti incomprensibili. La Grande Guerra non era ancora stata dichiarata. Mi sembrava distante e improbabile come il giorno in cui avrei compiuto 20 anni. Eppure, a bordo del catamarano del terribile capitano Rasputin che ci aveva tratti in salvo, nessuno avrebbe scommesso neppure una bottiglia di rum sulle possibilità della pace. Quella guerra la desideravano solo loro, pirati, marinai, militari e spie. Caen era riuscito a determinare con precisione il punto esatto in cui avevamo incrociato la rotta di Rasputin e anche quello in cui poco tempo dopo fummo salvati da un'imbarcazione olandese. Lui mi spiegò che per i primi mesi della guerra una parte del Pacifico era stata sotto il dominio tedesco, ma grazie ai giapponesi gli alleati riuscirono a sbarazzarsi dei prussiani. Caen e io pensiamo sempre alle scondida, l'isola nascosta, l'isola del Monaco, l'isola misteriosa. La nostra ballata è durata più di un anno durante il quale tutto è cambiato, il mondo, le sue frontiere e due ragazzi, Caen e io. Ma no, non è cambiato niente. L'Oceano Pacifico è sempre il più grande, il più violento, il più indifferente. Calmo come un lago o scatenato come un vulcano. Io sono l'Oceano Pacifico, sono il più grande di tutti. Pacifico, sì, ma non sono sempre calmo. Ieri, ad esempio, devo aver spolverato via 3 o 4 isole e altrettanti gusci di noce. Sì, quelle cose che gli uomini chiamano barche. Mi chiedo come se la sia cavata questa. Forse perché il capitano Rasputin sa il fatto suo. Forse perché i suoi marinai vengono dalle isole Fiji. O magari perché oggi è Tarawean, come dicono loro, il giorno delle sorprese. Selvatica! Non ti azzardare a toccarmi! Questo sarebbe il ringraziamento per chi ha rischiato la vita per salvare te e quell'altro? Caen! È vivo! Capitano Rasputin! Venga, aspetto! Mi chiamano, ma prima voglio tu capisca una cosa. Su questa nave l'unico che può alzare le mani sono io! Capitano Rasputin! Ma è Curto Maltese! L'ultima volta la sua barca era più grande. Ovviamente sarebbe una buona occasione per sbarazzarsi di lui. Peccato che il monaco non sarebbe d'accordo. Un giorno o l'altro penserò io a chiuderti quella grande bocca, cranio. Per sempre. E allora, Curto, stai prendendo il sole? Tutti gli squali del Pacifico dovevi capitarmi proprio tu. Che ti è successo?
Data la tua situazione, potresti essere più cortese. Tirami su, per favore. Ne parleremo dopo. Non mi sei molto simpatico, sai? Potrei anche lasciarti qui. Certo che potresti, ma non sapresti mai. Avanti, ripescatelo. Allora, come hai fatto a perdere la tua nave? Dammi da bere. Qui sono io che impartisco gli ordini. Serviti. Insomma, Corto, me lo racconti sì o no? È una storia d'amore, Rasputin. D'amore e d'onore. Molto tempo fa ho fatto una promessa a una ragazza. Lei era molto bella e la promessa molto sincera, ma altrettanto folle. A quanto pare, il mio Nostromo era il fratello della ragazza. Ha sobillato gli uomini contro di me. Hanno preso le armi e mi hanno legato. Alla zattera. Maledetti selvaggi. Fanno sempre le cose a metà. Vorranno tentare la fortuna come pirati. Non possiamo biasimarli. Dopotutto l'hanno imparato da noi. Almeno io so come tenere a freno i miei uomini. Che c'è? Perché mi guardi in quel modo? Hai la faccia stanca, vecchio mio. Prova a dormire chiudendo tutti e due gli occhi. Forse ti si addolcisce un po' il carattere. E tu chi sei? Pandora Grusvenor, signore. Grusvenor? Della famiglia dell'armatore di Sydney? Taddeo Grusvenor è mio padre. Chi ti ha fatto questo? Il suo amico, il capitano. Amico, amico. È una parola grossa. Diciamo che i nostri interessi convergono per il momento. È quello che stavamo aspettando? Sì. E i ragazzi? Sono giù in cabina. Che strano, sembra un catamarano delle Figi. I figiani non si spingono mai tanto ad ovest. L'uragano li avrà costretti a cambiare rotta. Forse hanno bisogno di aiuto. Guardi, comandante, stanno issando una bandiera. Sembra sempre più insolito. C'è un ufficiale bianco con dei marinai di colore. Pandora! Finalmente! Credevo che non ti saresti più svegliato. Ho male alla testa. Dove siamo? Va tutto bene. Siamo a bordo di un catamarano. Ma l'equipaggio si comporta in modo strano. Credo che siano dei pirati. Ci penso io. Non mi piace quell'imbarcazione, ho un cattivo presentimento. A volte lei mi ricorda mia sorella, Van Erden. Dato che non si sentiva più sicura a Rotterdam, si è trasferita in un piccolo villaggio alla frontiera tedesca. Ma ha fatto male ai suoi calcoli, perché adesso, con queste voci che corrono sulla guerra, si sente ancora meno sicura. Le ultime notizie che ho avuto sono che non esce nemmeno più di casa. Povera Marichì. Benvenuti a bordo. Capitano, a nome di Sua Maestà Imperiale prendo possesso di questa nave e di tutto il suo carico. Voi trasportate del carbone, non è vero? Ma non capisco, che vi prende? Non siamo mica in guerra. Qui nel Pacifico del Sud siamo in ritardo rispetto al resto del mondo. È umiliante, non crede? Così per una volta abbiamo deciso di prendere l'iniziativa. Allora, voi siete dei pirati? Mi sembra evidente. Oh! Cos'è stato? Non lo so. Vado a vedere. Che succede? Torna dentro. Assassino. È morto sul colpo. Non possiamo fare niente per lui. Almeno non ha sofferto. Buttatemi questi idioti in una scialuppa. Con un po' di fortuna riusciranno a trovare un'isola. Sarà meglio fare quello che dice lui. Perché hai ucciso quell'uomo? A ciascuno il suo metodo, Corto. Io adesso ho due barche, mentre la tua te la sei fatta rubare. Quindi non provare a darmi lezioni. Dovevi impossessarti del carico, non divertirti a uccidere. Chi ti ha detto che mi diverto? Vedremo cosa ne dirà il monaco. Oh, il monaco. Nessuno sa mai quello che pensa. Forza, spostati. O te ne farò pentire. Mettete in acqua la scialuppa.
Almeno dateci dell'acqua, maledetti! Tanto non ne avrete bisogno. Rasputin, no! Non vedo niente. Senti, la cosa importante è essere ancora vivi. Sanno che i nostri genitori sono ricchi. Sono sicuro che non ci faranno niente. Forse a bordo può esserci qualcuno che... insomma, qualcuno che potrebbe aiutarci. Ho tanta paura, Kai. Sei completamente pazzo. Perché? Che cosa credevi? Con quello che sta per succedere non possiamo permetterci di lasciare in giro dei testimoni. Rasputin, sei un vigliacco schifoso. Prova a fare soltanto un gesto e sei morto. Morto! Ma gli hai salvato la vita? Legate il catamarano e muoviamoci. Mettete ai ferri questo imbecille, così si calmerà. Il capitano Rasputin vuole vederti. Fa fresco in coperta e il mare è molto bello. Andiamo. Pare che tu abbia bisogno di me. Io? Bisogno di te? Non ho mai detto una cosa simile. Molto bene, fine della discussione. Presto arriveremo all'isola di Kaiserin e se i tedeschi dovessero vedere i due ragazzi, li prenderebbero sotto la loro protezione e addio al tuo riscatto. Questo non è ancora detto. Invece sì, e dato che non ti fidi di Cranio. Nemmeno di te mi fido più. Già, lo so, ma non c'è nessun altro. Che vuoi fare? Non si può sempre aggiustare tutto a colpi di rivoltella. Ascolta, arrivati a Kaiserin andrò a vendere il carbone ai tedeschi. Tu invece starai con i ragazzi sul catamarano, d'accordo? E poi faremo a metà del riscatto, tu ed io, e lasceremo fuori il monaco. Penso che sei solo un folle. Vedrai, prima o poi il monaco lo verrà a sapere. Cranio è dalla sua parte. Nessuno ha più fiducia in lui. Nemmeno il monaco. È fatta Pandora, a Kaiserin. Siamo diretti lì. In Nuova Guinea. Ma è territorio tedesco. Appunto. Appena incontreremo i tedeschi ci metteremo sotto la loro protezione. Mi stupirebbe che ce li facessero vedere. Siamo figli di ricchi e vogliono sicuramente chiedere un riscatto. Credo proprio che tua cugina abbia ragione, giovanotto. Finora siete stati fortunati. E se volete che continui così fareste meglio a non far funzionare troppo il cervello. Soprattutto tu, Ken. Smettila di darmi del tu. Non abbiamo niente in comune io e te. Chiariamo. Se devo darti del lei tu devi fare lo stesso. Oppure va al diavolo. Capitano Corto, il capitano Rasputin vuole parlarle. Ci sono troppi capitani, vero mozzo? Fa rientrare i ragazzi, io vado. Ehi, aspetta! Maledizione, non è possibile, ma che stanno facendo? I tedeschi non ce li faranno nemmeno vedere. Mollate gli ormeggi, ci ritroviamo alla foce del fiume come d'accordo. Credi che ti offriranno dello champagne? Spero proprio di no. Se vado là è per difendere i nostri interessi, quindi non fare scherzi, d'accordo? Tremo tutto quando mi parli così. Cos'hai intenzione di fare con noi? Vi porto a pescare.
Sente freddo, Slutter? Ecco che arriva il nostro carbone. Questo dovrebbe scaldarla. Il capitano Rasputin ha organizzato bene le cose. È un vantaggio trattare con dei professionisti. Dei professionisti? Eh sì, Slutter. Sta per incontrare un autentico pirata moderno. Mi sembra scioccato. Stupito è più giusto. Non pensavo che la Marina del Kaiser si avvalesse di simili alleati. Non si trova più in Accademia, Slutter. Presto non la stupirà più nulla. Benvenuto a Kaiserin. L'ammiraglio von Speck è molto dispiaciuto di non poter essere dei nostri, ma con quello che si prepara dovrà trattare con me. Non è troppo deluso, spero. Al contrario, Gallan. Alla nostra società. Lei non beve, Slutter? Questo champagne è tiepido. Non sia troppo esigente, la prego. In questo sporco paese, tutto quello che non è caldo è il benvenuto. Lei non è d'accordo, Rasputin? Ma a me piace questo paese. Anche lo champagne. Eppure il signor Slutter non ha l'aria contenta. Slutter non ha mai l'aria contenta, ma le assicuro che è pazzo di gioia. Ha solo bisogno di una piccola lezione di realpolitik. Questo champagne è davvero imbevibile. E se passassimo a qualcosa di più serio? È un vero piacere trattare con lei, Gallant. Agitare, smettila. Smettila cosa, eh? Rasputin sorseggia champagne e noi stiamo chiusi qui a marcire. Il mondo va al contrario. Quella bestia non sa neanche mangiare con le posate. Si vede che lei è abituato ai crostacei, capitano. Non particolarmente, ma mi piace il granchio. E a lei, tenente? Non ha più appetito da quando ha perso il baule che conteneva i suoi libri. Si è vaporizzato tra Lubeck e Surabaya. Una tragedia. Che cosa conteneva quel baule? Goethe, immagino. Goethe, Lenau. E soprattutto Rilke. Se io urlassi, chi mai mi sentirebbe tra la gerarchia degli angeli? Anch'io a volte ho voglia di gridare. Non deve essere più lontano di una cinquantina di metri. Basterebbe nuotare, parlare ad un soldato tedesco e... Ti faresti sparare addosso. Se i tedeschi sono in società con questi pirati, non penso che mandino all'aria tutto solo per aiutarci. Non ti riconosco più, Pandora. Che c'è? Hai paura? Fa quello che vuoi. Non voglio passare il resto della mia vita a pentirmene. Ken! Quando scoppierà la guerra, tutte le basi tedesche verranno neutralizzate. Dovremo cavarcela con le nostre due torpediniere e con un sottomarino. Ovviamente non potremo condurre a una guerra legale, quindi da adesso non batteremo bandiera tedesca. Parliamo di pirateria. La chiami come preferisce. Quello che conta è che la Germania faccia vedere all'Inghilterra che il mare non le appartiene affatto. Per queste imbarcazioni bisognerà pensare ai viveri, trovare del combustibile. Il capitano Rasputin ci offre questa carboniera olandese. Quando scoppierà la guerra ci darà lui il combustibile. E noi? Che cosa offriamo al capitano Rasputin? La più bella cosa che esista dopo l'amicizia, Slutter, dell'oro. Dell'oro e la sua attiva collaborazione. La mia collaborazione? Sei tu. Buonasera, Pandora. Ho pensato che forse non ti dispiaceva fare due chiacchiere. Esca subito di qui. Come desideri. Corto Maltese. Aspetti, io... Sì, ha ragione. Ho voglia di chiacchierare. Io so che non ci lascerà andare, ma so anche che da sola non me la caverò mai. Caen è troppo giovane. Lei invece... Lei è un uomo. Lei non ha paura di Rasputin. Io? Ma certo che ho paura di lui. Non sono mica matto. Dove vuoi arrivare? Non lo so. Pensavo solo che magari lei e io... Che cosa stai dicendo? Basta così, è sufficiente. No. Io...
Rimanga. La prego. Sai cosa facciamo, Pandora? Cambiamo programma. Ce ne andiamo a Manila. Ci sposiamo e dimentichiamo tutto. Che cosa sta facendo? Mi lasci. Mi lasci. Pensavi davvero di fregarmi con questa farsa? Quale farsa? Che dice? Io non capisco. Non ti preoccupare, adesso capirai. Portalo qui. Non temere, non si è fatto niente. Per fortuna a bordo c'ero io e non Rasputin. Ci vuole un bel coraggio per provare a fare quello che hai fatto tu. Ma io sono un vecchio lupo di mare e non sarà certo una figlia di papà come te a incastrarmi. Un giorno io la ucciderò, Corto Maltese! Che nottata. Credi davvero che mi ucciderà, Cranio? Se fossimo rimasti alla foce del fiume, può darsi. Stiamo qui, ci faremo spazzare via. Fuori, fuori, coraggio! Dove sono finite? Dove sono gli altri? Pandora! Maledetti pirati, maledetti! Pandora! Pandora! Non è vero, non posso crederci. Pandora, non è possibile. Dove sei? Pandora! Pandora! Sei ancora qui, buongiorno Venerdì. Non mi chiamo Venerdì. E tu? Non sei di certo Robinson Crusoe. Parli la mia lingua. Sì, e ho anche un nome. Mi chiamo Tarao. Ero anch'io sul catamarano. E conosci la storia di Robinson Crusoe? Fu la miss a raccontarmela. Faceva lezione nel nostro villaggio. Mentre dormivi ho guardato in giro. Non c'è nessuno. Non mi... Allora? Tutto per il meglio. La spiaggia e la giungla pullulano di cannibali. Potessi scegliere, non vorrei essere da nessun'altra parte. Beh, perché mi guardi così?
Ti capisco, sai, ma anche a me non piace stare insieme a chi dice di volermi uccidere. E se non fosse per i cannibali, ti lascerei sola in pace nel tuo boudoir, mia piccola romantica bijou. La smetta! Non è giusto far morire Caen e lasciare in vita lei. Un gruppo di Papua. Forse quelli che hanno preso Caen. Preso Caen? Ma allora? Allora cosa? È vivo ma è prigioniero dei Papua. Maledetto bugiardo, perché mi ha mentito? Forse per non farti venire un attacco isterico. Avanti. Ridammi la pistola. Sei troppo giovane per questi giochi. Credevo fossi morta nel naufragio. Come hai fatto? Sei riuscita a nuotare fino a riva? No. È stato Corto Maltese a salvarmi. Se no sarei annegata. E lui dov'è adesso? Gli ho sparato, forse è morto. Ci siamo. Devono aver deciso qualcosa. Gli uomini dei misteri escono dalla grande casa. Aspettati un attimo, ma che cosa... Calma, Pandora, non avrai paura adesso. Come... come sapete il mio nome? Io conosco molte cose. Su, vieni a vedere. Mio Dio, credevo di averlo ucciso. Sarebbe stata una grossa perdita. Perché gli hai sparato? Ma lei è... Sì, sono io, Cranio. Ma allora anche lei è cannibale? No, ho preso il posto di uno dei loro stregoni e ho curato Corto. Ma questa situazione non può durare a lungo. Ho preparato una piroga e ora ho bisogno del vostro aiuto. E cosa dovremmo fare, Caen e io? Non preoccuparti, penserà Tarao alla piroga. Mi fido molto più di lui che di voi. Siete solo due bianchi. Potrebbe essere una trappola. Pensaci, ammettendo di aiutare Cranio, dopo cosa gli impedirà di abbandonarci ai cannibali? Lui conta su di noi, Caen. E su Tarao. Ha una grande fiducia nelle tue qualità di navigatore. Spero che abbia ragione. Al fuoco! Al fuoco! Ci siamo. È incredibile che ci sia andata così bene. Ho un cattivo presentimento. Anche tu, ragazzo, che cosa aspetti?
Pandora grilletto facile. E se te lo facessi io ora un bel buco nella testa? Ken! Pandora è stata molto coraggiosa, ormai siamo fuori pericolo. Tu come ti senti, Corto? Cos'è questo motivo, Tarao? La canzone del pesce sbimpe. Ah sì? E ti aspetti di vederlo sbucare all'improvviso solo perché sei intonato? Non mi aspetto proprio niente io. Un sottomarino? Corto! Ma dove diavolo eri finito, brutto bastardo? Perché? Tu hai forse mai conosciuto tuo padre? Mi ha fatto chiamare, signor Slutter? Sì, signor Maltese. È per parlarle di una questione un po' delicata. E a proposito della ragazza, vorrei che dicesse al signor Rasputin di lasciarla in pace. Perché non glielo dice lei direttamente? Avrei voluto evitare incidenti, ma se vi sarò costretto... Io non la obbligo a fare niente. Ho l'impressione che lei riesca già benissimo da solo. Vorrei comunque che lei mi desse una spiegazione. Come mai viaggiate con quei due ragazzi a bordo? Erano naufragati e noi li abbiamo raccolti. Non c'è molto di complicato. Mi sembra anche un po' troppo semplice. Mi sembra un tipo a posto, quello Slutter. Finché stiamo con lui siamo al sicuro. Ho i miei dubbi. È comunque un soldato che si prepara alla guerra. Solo perché ha gli occhi chiari... Chiedo scusa, non vorrei disturbarvi, ma vorrei avere qualche piccola precisazione. Mi domandavo come mai non siete scesi a terra a Kaiserin. Forse perché eravate tenuti prigionieri? Lascia in pace mia cugina. Ve la racconterò io la storia. Così quando arrivammo a Kaiserin, Corto Maltese ci condusse via per non farci trovare da voi tedeschi. Rasputin e Maltese si sono messi d'accordo, vogliono chiedere un riscatto. Che vuoi fare con quella pistola? Mi stai spiando per caso? Chi? Io? No, lo sai che ti voglio bene. Sei arrabbiato? Vattene, Corto, oppure guarda che io... Oppure tu cosa? Ti ucciderò. Ah sì? Provaci. Ma insomma, si può sapere che cosa vuoi? Non hai sentito? Il ragazzo è andato a raccontare tutto a Slutter. E chi se ne frega? Che cosa cambia? Credi che quel prussiano disobbedisca agli ordini per aiutare due ragazzini viziati? Ciò che è chiaro per te è oscuro per me. Ma forse hai ragione. Sei così idiota che non è difficile averlo. Mi trovi stupido? Rimandiamo il discorso. Andiamo a cercarci qualcosa da bere. Onestamente non ti capisco. Sono riuscito a toglierci dai guai e tu mi tieni il muso, cuginetta. Credi davvero che degli uomini come Slutter, Rasputin e Corto Maltese si lasceranno manipolare da un ragazzino di 16 anni? Perché no? Adesso che li ho messi l'uno contro l'altro, non avrò neanche più bisogno di farlo. E poi avresti dovuto pensarci tu, che ne hai 17 di anni. Bravo, tu sei il più furbo di tutti. Comunque, almeno io avrò fatto qualcosa. Sì, certo, hai fatto qualcosa, ma te ne freghi di sapere su chi ricadrà. Solo in mezzo ad un mare immenso. E nemmeno un santo che si impietosisca di fronte alla mia anima moribonda. E tutti quegli uomini così belli, che giacevano morti. E mille, mille cose orrende continuavano a vivere insieme a me. Come mai qui, romantica Bijou? La stavo cercando. Non mi cercare troppo, non voglio litigare. Mi dispiace di essere stata... troppo impulsiva l'ultima volta. L'ultima volta? Perché? Ce ne saranno altre? No, non volevo dire questo. Allora cosa volevi dire? Niente. Tanto non mi prenderà mai sul serio. Catturi il sommergibile e mi riporti da mio padre. Sapevo che i miliardari sono pazzi, ma ora ne sono sicuro. Dipende dall'inchiostro dei vostri dollari. A
Ascoltami bene. La cosa migliore che possiate fare, tu e tuo cugino, è restare accanto a me. Ah, sì? E perché? Perché porto fortuna. Sono proprio curioso di sapere cosa deciderà il monaco. Se si riferisce ai due ragazzini, il monaco non deciderà proprio niente. Sono responsabile io per loro, io soltanto. Non deve essere poi molto sgradevole come responsabilità. Stia molto attento, Rasputin. Lei dimentica con chi sta parlando. Non mi faccia ridere, tenente. Io so benissimo a cosa sta pensando. Non è certo così che se la toglierà dalla testa. Che sta succedendo lassù? Niente. Slutter litiga con Rasputin e credo di sapere anche il perché. Me la pagherà, glielo giuro. Non le conviene più voltarmi le spalle. Esatto. E nel frattempo stai attento anche tu, altrimenti ti farai ancora del male. Anche tu me la pagherai, corto. Me la pagherete tutti. Conosce quella bandiera, signor Maltese? Certamente. È la bandiera del Monaco, il re del mare. Le sembrerà sciocco, ma a me piace poter dare un nome alle cose. Come si chiama quell'isola che non compare su nessuna mappa? L'Escondida, l'isola nascosta. Le marine di tre nazioni l'hanno cercata a lungo senza mai riuscire a trovarla. Spero che lei apprezzi la sua fortuna. Guardi, tenente. Suppongo che siano sempre vostri amici. Degli amici molto cari. Ci hanno appena evitato di incagliarci sugli scogli affioranti. Benvenuti, benvenuti all'Escondida, ragazzi. Penso a tutto io qui. Il monaco tornerà presto. Nel frattempo, se aveste bisogno di qualsiasi cosa, fatemelo sapere e vi accontenterò. Sei ancora arrabbiato? No, ma non lo ero neanche prima. Meglio così. Non ne valeva la pena. Hai visto come sono tutti educati qui? Vorrei sapere che aspetto ha questo monaco. A cosa vuoi che somigli, scusa? Sarà senz'altro un pirata, come gli altri. Un pirata come gli altri? Non puoi fare di tutta l'erba un fascio. Corto Maltese, per esempio, ci ha sempre aiutati. Deve esserci qualcosa di buono in lui. Ho l'impressione che potremmo farcelo amico. Tu non credi, Ken? Ken! Oh. Adesso parli anche da sola. L'ho appena incrociato in cortile, sembrava furioso. Se vuoi posso farti fare il giro dell'isola in macchina. Almeno così passerai il tempo aspettando che torni il monaco. Questo piace la piccola. Chi è questo monaco? Caen dice che secondo gli indigeni ha 200 anni. E chi lo sa, 200 anni? Anch'io a volte ci credo. Ma non è vero. Sarà lui a raccontarvi questa storia, forse. Lei non è cattivo come cerca di far apparire. Thank you.
Reinhardt! Venuto a farmi compagnia? Tanto non hai trovato niente. Ma sei impazzito? Cosa ti è preso? Perché hai distrutto la mia capanna? Non fare il finto tonto, lo sai benissimo. Io non so di che cosa parli. Maledetto, pensavi di avermi ucciso, ma presto o tardi lo farò io. Questa mattina non ho ucciso nessuno. Non ancora. Ma può essere che cominci con te. Mai visto un bugiardo simile. Quando sono entrato stavi pulendo il fucile. Pensala come vuoi, ma il giorno che ti ucciderò non avrò bisogno del fucile. Mi basteranno le mani. Maltese, ma... Che cosa c'è? Hai visto un fantasma, forse? Io non capisco, non capisco. Sbrindolin. Corto. Perché sei travestito da suora? È per la signorina Pandora. Così le sembrerà di essere in un posto raffinato, no? Esci di qua, maledetto stupido. Ti conosco, sai? Ti sei seccato perché non hai avuto tu questa idea. Sbrindolin? No, sono io. Come va, romantico bijou? Corto, mi hanno raccontato. Lei mi ha salvato la vita. Adesso io vorrei chiederle... Vorrei... Cosa? Mi prometta che non farà mai del male a Caen. Me lo prometta. Buongiorno a tutti. Ho una notizia interessante da comunicarvi. In data 4 agosto 1914 l'Inghilterra ha dichiarato guerra alla Germania e quindi siamo in guerra anche noi. Ho già stabilito due isole per il rifornimento dei tedeschi. Monaco, ho consegnato il carbone a Kaiserin. Ho anche ripescato due giovani che valgono una fortuna in sterline. Ma Corto Maltese e il tenente Strutter interferiscono coi miei piani. I due ragazzi non devono essere coinvolti. Propongo che vengano sbarcati in qualche isola delle Figi. Non devono essere implicati. Nessuno può dirmi cosa devo fare. Nessuno. La credevo meno impulsivo, signor Strutter. Non dimentichi mai che per ordine del suo comandante lei è a mia disposizione. E tu, Corto Maltese, hai perso una goletta e anche l'autorità sui tuoi uomini. Perché? Per una storia di donne.
D'altronde, l'autorità si possiede fino a che non si è costretti ad esercitarla. La risposta è sottile. Sfortunatamente dimostra anche che tu non sei capace di comandare. Tu sei troppo individualista, Corto Maltese. Sei un sovversivo. Questo non mi dispiace, ma nemmeno mi piace. Corto, tu resterai sull'isola con Cranio. Slaughter, lei si tenga pronto a salpare. Partenza tra 2 giorni. Questo è tutto. Il monaco alla fine non ha detto niente sui ragazzi. Non si preoccupi per loro. Rappresentano un mucchio di soldi, non rischiano nulla. Ma come sarebbe? E Rasputin? Rasputin non conta niente. E poi qui ci resto io. Volevo dirle che a prescindere da quello che pensa il monaco, io credo che lei sia un buon comandante. Un buon comandante? E chi se ne frega? Fatti vedere. Ah, sei tu. Che c'è? Anche tu mi vuoi ammazzare? Mi offri da bere? Serviti da solo, già che ci sei. Da quando ci siete voi bianchi va tutto storto qui. Ogni popolo ha un suo potere magico. Questo deve essere il nostro. Finora ci siamo adattati, ma personalmente l'idea di vedere il mio popolo coinvolto nelle vostre guerre non mi piace. Le guerre non piacciono a nessuno. È per questo che si dividono così generosamente. Comunque riconosco che ha un suo lato positivo. Alla fine i melanesiani stanno pensando di unirsi. È la prima volta. Ne parlano i popoli delle Fiji, delle Samoa, delle Tonga. È come se dovessimo ricucire un grande cappotto. Spero che abbiate una grande macchina da cucire, perché se dovrete farlo a mano... Hai l'aria stanca, è meglio che vada. Grazie per il bicchiere. Dobbiamo trovare il modo di andarcene. Mi aiuterai? Sì. Andremo via insieme. Quando? Quando sarà il momento. Sei troppo impaziente. Con te è sempre uguale. Quando vuoi qualcosa non ti importa niente di quello che pensano gli altri. Ti ho chiesto di aiutarmi, non di farmi la predica. Sei stato tu a sparare, eh? Non sapevo che mandare a fasso nella macchina. Far ricadere la colpa su di me, vero? Piccolo verme capitalista. Basta così, Rasputin. Se ha davvero fatto quello che tu dici, il ragazzo dimostra una certa intelligenza. Posso sapere come ti chiami? Caen Grusvenor, signore. Dei Grusvenor di Sydney. Rasputin, d'ora in poi sarai personalmente responsabile della vita del signor Grusvenor. Io? Ma veramente? Ne va della tua vita. Beh... D'accordo, monaco. Non prendertela. Io... Ora va, lasciami solo. Quindi tu sei il figlio di Elia Grusvenor. Sì, signore. E Pandora è la figlia di mio zio Taddeo. Dimmi, mi risulta che tu abbia un altro zio, Rinaldo, è così? Sì, signore.
È un comandante della Marina australiana. E c'è anche un certo Thomas nella famiglia Grosvenor, vero? Mio zio è morto in un incendio il giorno in cui Taddeo ha sposato zia Margreta. Ma lei conosce la nostra famiglia? Lo zio Thomas. A casa mia, però, non se ne parlava quasi mai. Lei lo conosceva. E Margreta? Tua zia Margreta? Morì di parto quando nacque Pandora. Lo zio Taddeo l'ha allevata da solo. La adora. Mi ascolti. Se lei ha un po' di cuore, dovrebbe avvisare la nostra famiglia che siamo vivi. Il cuore è un muscolo che pompa il sangue, Ken, non sentimentalismi. Ma dopo tutte queste domande io pensavo non che... Non pensare. E soprattutto non farlo quando ci sono io. È un privilegio riservato solo a me. Succede? Non ho capito niente. È tornato, ha guardato fisso la ragazza ed è come impazzito. Prenditi cura di lei, io vado a controllare. Non capisco. Ha deciso di partire subito. Vuole lasciarmi qui e partire con te. Non è giusto. Non l'ho mai visto così. Sarà meglio non lasciarlo solo. Hai ragione, Cranio. Vado io. Sei strano, Monaco. Che ti succede? Dimmi. Ho visto il diavolo, Curto. Ho visto il diavolo. E ho avuto paura. Non lasciatemi solo, amici miei. Non lasciatemi solo. Nessuno ti lascerà. Vuoi davvero mollare qui il Rasputin? Perché no? Resterà anche Cranio. Lui li sorveglierà. Cranio? Anche lui prima o poi avrà bisogno di dormire. E Rasputin approfitterà dell'occasione per sbarazzarsene. Ruberà il denaro che abbiamo accumulato, avvertirà l'ammiragliato britannico, mercanteggerà il riscatto dei due ragazzi e dopo sparirà. Mentre se invece resti tu, mi credi un imbecille, Corto Maltese? Ma insomma, che cosa vuoi? Io non ti capisco più. Voglio che tu venga con me. Non voglio che resti qui a fare il cascamorto con Pandora mentre io me ne starò lontano. Ah, allora è per questo. Non ridere! Ti proibisco di ridere! Smettila. Tu non sei niente! Te lo proibisco! Lasciami! Cranio, tu prenderai il mio posto qui. Voglio che sorvegli Rasputin e che i due ragazzi vengano trattati bene. Andiamo, tenente Slaughter. È ora. È normale bardarsi così per andare a prendere granchi su un'isola deserta. Così o in un altro modo. Silenzio, voi due! Potrebbero prenderseli da soli i loro granchi. E poi io neanche li mangio. Ah sì? A me piacciono. Ehi, guarda laggiù. Sergente, sergente! Abbiamo trovato un messaggio, è importante! Siamo appena stati fermati da un sottomarino tedesco e da un cargo armato. Ci costringono a seguirli. È interessante anche come è firmato. Capitano di vascello Perez, imbarcato sul Bonito. Novembre 1914. Il Bonito? Impossibile. Tutti lo credevano affondato da 3 mesi. Crocchi maledetti. Ma dove diavolo prendono il carbone? Tutte le isole tedesche sono occupate. Questo, vecchio mio, è un problema che lascio volentieri all'ammiragliato. Dei sottomarini nel Pacifico. Li faremo ballare noi. Buongiorno, Cranio. Bella giornata oggi. Sì, è molto bella. Buongiorno, Pandora. Dov'è Corto Maltese?
Va tutto bene, sta tranquilla, Pandora. Corto è ferito e l'ho nascosto qui vicino, è al sicuro. Ma Rasputin non lo deve sapere. E del tenente Sluter? Si sa qualcosa? Soltanto delle notizie indirette. Hanno affondato molte navi inglesi nella rada di Papete e adesso continua a infastidire i mercantili alleati insieme al Monaco. Ma chi è questo Monaco? Il Monaco? Il Monaco è un prete spretato. Cioè, no, in realtà è un ex pastore protestante che ha preso il posto di un monaco scomunicato. Insomma, qualcosa di simile. In ogni caso, a noi conviene non avere sacerdoti sull'isola. Abbiamo i nostri stregoni e ci bastano. Quindi il monaco a noi sta bene. Come ci sta bene che Rasputin sia un bruto, un assassino, un vigliacco. Anche lui ci è utile. Riguardo Corto Maltese, è un uomo libero, sa molte cose, ma non vuole assumersi mai delle responsabilità. Barca! Barca grande! Barca da guerra! Fermo! Voleva avvertire i giapponesi? Sì, volevo, ma adesso ha cambiato idea. Non è vero, Ken? Non è vero, io vado a... Ehi là! Quest'isola è tabù. Stiamo iniziando i giovani alle pratiche magiche. Che cosa volete? Ci dispiace, capo. Non potevamo sapere. Vogliamo solo un po' di frutta e dei granchi. Prendete tutta la frutta e i granchi che volete, ma dopo ritornate subito alla vostra nave. Aiuto! Aiuto! Chi ha gridato? Che sta succedendo laggiù? Mi dispiace molto, tenente. Se la ragazza non avesse gridato, voi sareste potuti ripartire, ma ora... Fate gli idioti. Non potete affrontare una nave da guerra. Fareste meglio a... Ma cosa... Bravo cranio, bel lavoro vecchio mio. Hai visto? Non ne resta più nulla. Il proiettile deve aver centrato la Santa Barbara. Sì, che peccato. Peccato? Stai scherzando? I tedeschi dovranno pagarci un premio per questo. Adesso non ci resta che punire quella piccola traditrice come si merita. Tu non punirai proprio nessuno, Rasputin. Sai bene cosa ha detto il monaco. Senti cranio, il monaco non è eterno, mi capisci? Lo sai cosa non mi piace di te? Quasi tutto. Imbecille! Stupido cannibale! Da dove sbuchi? Quando sei... Pandora, Caen, ci siamo. Ho preparato tutto. Non c'è nessuno sulla spiaggia, questo è il momento. La piroga non è molto grande, ma possiamo farcela. Ho preso delle provviste, basteranno per 2 o 3 giorni. Aspetta un attimo, è Corto Maltese? Non è morto, Cragno l'ha nascosto sull'isola, ma non è in grado. Ecco.
Se Corto è ferito, non possiamo abbandonarlo con quel pazzo di Rasputin. Partite voi due, io resterò qui. Allora resto anch'io. No, tu devi andare ad avvertire l'ammiragliato. Devono mandare qui qualcuno. È meglio così, Pandora. Cosa ci fai qui? Cos'è successo? Cranio è morto. Rasputin? Già, è completamente impazzito. Pandora è fuggita con Tarao. Cranio gli aveva detto che eri ferito. Allora sono rimasto. Per te. Per me? Allora devo pensare che ho un amico. Comunque hai fatto bene a rimanere. Perché adesso ci divertiremo un mondo io e te. Vennero con tre grandi imbarcazioni. L'uomo che comandava la flotta aveva il corpo ricoperto di tatuaggi. Per orientarsi osservava il volo degli uccelli, la direzione delle onde e delle correnti. E di notte guardava le stelle. Cercava un'isola. E quando l'acqua e l'aria rinfrescarono, Tamatea scorse all'orizzonte una lunga nuvola luminosa. Lo stregone nato Irange incoraggiò i rematori, che raddoppiarono lo sforzo. Perché ridi? Non sto ridendo. La tua storia è affascinante. Continua, Tarao. Al tramonto la nuvola prese forma e consistenza. Era Aotearoa, quella che voi chiamate la Nuova Zelanda. A quell'epoca le sue spiagge erano infestate di uccelli giganti. Tamatea e gli uomini li combatterono e così guadagnarono il diritto di abitare quella terra. Adesso sai perché i Maori non temono il mare e sono sparsi su tutte le isole. Allora neanch'io devo averne paura. Guarda come sono belli. Sì, ma quando volano così vuol dire che non avremo vento per molte ore. Un pesce cane. E Mao, è da un pezzo che ci segue. Non temere, Pandora. Mao è nostro amico. Vuole solo un po' di compagnia. Adesso sarà meglio che tu dorma. Sì, ma tu? Io non sono stanco. Ehi! Pesce cane, guidami verso Aotearoa. Guidami come guidasti i nostri antenati. L'equipaggio è pronto per l'ispezione, tenente. I bottoni delle ghette non sono più un problema ormai. Non crede, mozzo? Come vuole. Il monaco ha chiesto di lei. D'accordo, vado subito da lui. Sono 3 giorni che cerco di chiamare l'escondida, ma Cranio non risponde. Ho l'impressione che sia successo qualcosa. Lei cosa ne pensa? Penso che laggiù non ci vogliano parlare. Lei è pazzo, è impossibile. Io sono il monaco, il re dell'escondida. Lei mi ha chiesto un parere, io gliel'ho dato. Ora mi dica cosa vuol fare. Facciamo rotta su escondida. Diamo la possibilità di affondare una bella preda, è un peccato. Un piroscafo pieno di donne e di bambini. Sarebbe stata una delle nostre azioni più nobili. La trovo molto sarcastico, tenente. Noi siamo in guerra e la guerra uccide chiunque. Lei non può scegliersi le vittime solo per soddisfare il suo animo cavalleresco. Pesce cane, cerco un'isola. Non dovrebbe essere lontana da qui. Si chiama Buranea. Siamo arrivati, Pandora. Guarda. Arrivederci, Mao. Giovanana.
sono stato costretto. Cranio voleva arrendersi ai giapponesi, credimi. Sono stato costretto a ucciderlo, è la verità. E i ragazzi? I Grusbenor? Loro sono scomparsi. Li abbiamo cercati dappertutto, ma sono spariti. E me lo dici così? Io e te dobbiamo parlare. Uno squalo, hai detto? Esatto. È suo amico. Lo so, zio Rinaldo. Sembra difficile da credere, ma le posso assicurare che è la verità. L'ho visto con i miei occhi. Uno squalo. Se lo scriverò nel rapporto all'ammiragliato, mi rideranno tutti in faccia. La cosa importante adesso è trovare l'escondida, no? Tarao si orienta molto bene anche con le stelle. E tra poco sarà notte. Monaco. Gli inglesi sbarcheranno qui tra poco. Forza, tu li conosci. Gli ci vorranno dei mesi per trovare l'escondida. Con un navigatore come Tarao, puoi stare certo che ci troveranno in fretta. Allora, cosa ci consigli? Abbandoniamo l'escondida. Maledetto, quest'isola è mia. E poi il monaco muore, ma non fugge. Beh, allora muori. Impossibile, l'ho già fatto una volta. Deve pure esserci una soluzione. Allora muori a metà e arrenditi a metà. Ah, Curto, è questo che apprezzo di più in te. Vedi sempre il lato divertente delle cose. Sono contento di trovarti tutto intero. Ah, è lei, Corto. Buonasera. Buonasera, Slutter. La flotta tedesca del Sud Pacifico si è arresa. Io ho fatto delle cose riprovevoli, non è servito a niente. Qui la Germania l'ha già persa la guerra. I Grusvenor sono scappati, quindi? Sì. Pandora è fuggita. E Caen è nascosto al sicuro. Molto bene. Che resti lì. Sarà meglio che il monaco non lo trovi. Perché? La gente parla più facilmente quando è chiusa in un sottomarino, anche il monaco. Mi ha raccontato tante cose sul conto di Caen, di Pandora e di tutta quella famiglia di miliardari svitati. Ti ho spaventato, Caen? Sì, un po'. Non l'avevo sentita arrivare. Gli inglesi sbarcheranno tra poco. Saremo costretti ad abbandonare l'isola. Dovrai venire via con me. Io le servirò da ostaggio, è così? Niente affatto. Se ti porto via con me è perché ti voglio bene. Tu sei molto importante per me, Caen. Anche Pandora, ma sfortunatamente lei non è più qui. Pandora? Che è successo quando è andata a trovarla nella sua stanza? Ho visto qualcuno che credevo di non rivedere mai più. Chi? La madre di Pandora. Margreta. Sia Margreta? Sì, ragazzo mio. Io l'ho amata. Davvero molto. Ma insomma, lei chi è? Sono il monaco, chi vuoi che sia. Ah. Mi sembra deluso, Corto. Mi sono chiesto spesso chi si celasse sotto il saio del monaco. E adesso che lo so, temo che questo non renda la vita più interessante. Starà nevicando al mio paese, a Lubeck. E qui si crepa di caldo. Guardi quelle ragazze vestite di foglie. Sarebbe un peccato dover aspettare l'autunno per tenere loro compagnia, non crede? Lei è simpatico come pirata. Faccio quello che posso, signor Slutter. Anche lei comunque è simpatico, come ufficiale.
Adesso che finalmente hai il tuo nuovo regno, amico mio, forse bisognerebbe pensare a riempirne le casseforti, no? Che cosa è successo? Il monaco sta scappando. Voleva portarmi con lui, ma Slutter si è opposto. Il monaco gli ha sparato e poi se n'è andato. Credo che voglia impossessarsi del sottomarino. Salvate i miei uomini. Gli inglesi non devono trovarlo. Aiutami. Almeno non ancora. Resista, proverò a salvarla. Adesso le farò un po' male. Stringa i denti. O non la nomineranno mai nella saga dei Nibelunghi. Cerca di bendarlo. Prenderemo lo yacht del Monaco. Vado a prepararlo e torno. Ma... fa quello che ti dico. Tornerò a prenderti. Fatta di strada, da cannibale addirittura a soldato dell'esercito neozelandese. Non sono mai stato un cannibale, ma mio nonno lo era. Quindi non mi costringa ad imitarlo. Lo sapevo, ho detto così per ridere. Le farà piacere sapere che Pandora è sana e salva. Ma certo che mi fa piacere. Anche Caen è sano e salvo. Quindi anche tu puoi esserne contento, no? Sì. Adesso vado avanti. E niente scherzi. Quante arie ti dai. Rasputin, cosa ci fai con questo bel vestito? Sbrindolin ci ha tradito. Ha fatto sbarcare i neozelandesi e si è fatto riconoscere re. Ehi, tu! Fermati! Come re di Escondida. È ridicolo, mi segua. Corto Maltese, nato a La Valletta. Lei è cittadino inglese? Sì, esatto. Strano, come mai conosce questa banda di pirati? Quale banda di pirati? Per me erano tutti amici. Ha proprio uno strano concetto dell'amicizia. Forse, ma questo rende la vita più interessante. Avanti, muovetevi, branco di lavativi! Tarau! Sono contento di rivederti. Pandora è... Sta bene. È ancora a bordo del cacciatorpediniere. Dovrebbe sbarcare tra non molto. Ah, perfetto. E Corto Maltese? Sappiamo che lei ha nascosto il comandante del sottomarino tedesco. Per qualche oscura ragione l'ammiragliato vuole che questo signore venga... È un tenente. Il tenente Slutter. Che questo signor Slutter venga giudicato da un tribunale militare per direttissima. Ci porti subito da lui e noi... E voi cosa? Noi le daremo 1000 sterline e un salvacondotto. Siamo in piena inflazione. Una volta non bastavano 30 denari. Portatelo via.
Victoria è saltato in aria! Va dentro! Aiuto! Coraggio, arriviamo! Ce n'è ancora un altro laggiù! Fate attenzione! Potrebbe essere un tedesco. Christian Slutter, lei è stato riconosciuto colpevole dei seguenti crimini: pirateria, alto tradimento, omicidio, sabotaggio e spionaggio. Di conseguenza questo tribunale la condanna a morte. Lei sarà fucilato domani, 19 gennaio 1915. Ha qualcosa da dichiarare? Andate tutti all'inferno. È completamente assurdo. Slutter non è un pirata e ancor meno un traditore. Non fare la bambina, Pandora. Slutter ha affondato il Victoria con 15 uomini a bordo e molti altri mercantili. Forse per te questo non conta, ma per l'opinione pubblica è importantissimo. Per questo l'ammiragliato reclama la testa del tuo amico. Adesso sia sincero. Lei cosa farebbe, zio, se i suoi superiori le dessero l'ordine di agire contro i suoi principi? Purtroppo non credo più nei principi. Io preferisco le leggi e i fatti. La prego, risponda alla mia domanda. Ma cosa vuoi che ti risponda? È Slutter che è stato condannato, non io. L'unica cosa che posso fare ormai è darti il permesso di vederlo. Grazie, non la voglio la sua commiserazione. Io so che lei non è un pirata, né un traditore. Già. Ma purtroppo non servirà. Capisco il loro punto di vista. Dopotutto avrei potuto oppormi agli ordini, ma c'erano le gerarchie, le tradizioni, tutte quelle idiozie. Prigioniero Slutter, è ora. Se desidera confessarsi il confessare cosa? Che ho obbedito agli ordini del mio comandante. Non vale la pena prolungare oltre questa ipocrisia. Sono pronto. Signorina Grusvenor, sarà meglio che adesso si ritiri. Questo non è il luogo per lei. Rimango qui. Devo informarla che il comandante Grusvenor ha fatto ritirare le accuse di alto tradimento e di omicidio. Lo ringrazio da parte mia. Avrei voluto farlo di persona. Le dispiace se dico due parole ai miei uomini, comandante? Al mio comando! Fuoco! È finita, Grusvenor. Lo so, non sono sordo. Meno male, perché ti devo parlare, Rinaldo. Adesso che quel tizio è morto, posso dirtelo. Hai commesso un grosso errore facendogli togliere le accuse di alto tradimento e di omicidio. L'opinione pubblica vuole sempre un responsabile e se tu le neghi Slutter, esigerà altre teste. La tua, per esempio. Cosa mi consigli di fare, allora? Ormai i problemi di Slutter sono finiti. Lasciagli tutte le accuse. È bello essere generosi e cavallereschi, ma pensa prima ai sopravvissuti e alla loro carriera. Tra un anno sarai contrammiraglio, non mandare tutto all'aria. Quindi lei non è ancora partita? No, ma lo farò appena avrete liberato Rasputin. Quest'isola non mi piace più, ci sono troppi soldati. Non si faccia illusioni. Rasputin verrà condannato. Condannato a morte. Avete avuto Slutter? Credo che basti. Esca subito di qui. Lei condanna con facilità la gente che non conosce. Ma a quanto pare con i suoi cari è fin troppo comprensivo. Che cosa vuol dire? Si spieghi. Ora le racconto. Sono sicuro che la interesserà. C'erano una volta quattro fratelli. Li chiameremo Elia, Taddeo, Rinaldo e Thomas Grusvenor. Thomas era molto innamorato di una ragazza che si chiamava Margareta.
ma Margreta era stata promessa a Taddeo. Stia zitto, maledetto! Finisco la mia storia. Suo fratello, Thomas Grusvenor, è anche il monaco e il vero padre di Pandora. Ed è per questo che lei rilascerà Rasputin, perché l'ammiragliato non sappia. Dovrebbe vergognarsi. Mi sta ricattando. Ognuno combatte con i suoi mezzi. Ehi, occhi di fata. Ce ne andiamo. Io e te. E chiudiamo questa storia. Avanti, Rasputin. Risparmiami la solita sceneggiata. L'ho fatto per Slutter, non per te. Ma quel che è fatto, quindi vieni con me, punto e basta. Ma se proprio ci tieni... In fondo mi piaci. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me. Da questa sera in poi sei il mio migliore amico. Figurati. Preferirei essere amico di una tarantola. Il solito bastardo. Prenderemo lo yacht del monaco. Dobbiamo svignarcela prima che Grusvenor cambi idea. Non si sa mai con questi militari. Partiremo con la marea. Ehi, Rasputin. Decido io qui. Addio. Corco, io volevo chiederti, mi piacerebbe imbarcarmi con te. Se ti va, perché no? Sei il miglior navigatore che conosca. Ci siamo, stanno salpando. Di già. Avanti, vai. Che cosa aspetti? Preferisco restare qui. Non mi piacciono gli addii. Corto! Corto Maltese! Sta morendo dalla voglia di venirla a salutare, ma non lo farà mai. Ehi, romantica bijou. Buongiorno, Corto Maltese. Sei molto bella, Pandora. Mi fai pensare a un tango che ho sentito tanti anni fa a Buenos Aires. Forse era insieme a qualcuno che mi somigliava. No, per questo avrei sempre voluto incontrarti, perché non somigli a nessuno. Io non potrò mai venire insieme a lei. Lo so. Addio, Pandora. Addio. Arrivederci, spero. Addio, Caen. Perché addio? Abitiamo in una grande casa a Cape Cod, con un bel cancello bianco. La troverai facilmente. L'invito è valido anche per lei, Corto, e per tutti coloro che vorrete portare. Arrivederci, amici miei. Arrivederci. Quel piccolo idiota, ma lo hai visto? Non mi ha invitato. Ma certo che lo ha fatto. Secondo te che significa tutti quelli che vorrai portare? Allora mi ci porterai? Questo non l'ho mai detto. Io che c'entro?